Siamo con Obinna, l'autore dei due gol, artefice di questa vittoria di oggi. Ci vuoi raccontare i gol di oggi, Obinna? Sì, io sono contento perché questa è una partita che noi vogliamo vincere. Grazie a Dio che dopo abbiamo fatto. Ho dedicato un gol al mio super tifoso Elisa. Sono contentissimo oggi. Grazie. Ho visto che anche i tifosi ti acclamano, ora sei l'idolo e ti hanno anche inventato una canzone proprio adatta a te. Sei contento di questo? Sì, sì, sono contento, contentissimo, perché siete un grande ragazzi che vengono tutti con noi. Siamo fuori casa, loro vengono lo stesso. Loro siete bravi, bravi ragazzi. Tre punti importantissimi con un secondo tempo da Cineteca, meraviglioso, splendido, ma a fronte di un primo tempo assolutamente opaco, senza nessuna emozione, senza nessun gol. Sì, sì, li ho spronati un po' nell'intervallo perché per noi era di vitale importanza vincere oggi, perché siamo reduci da quattro sconfitte di fila, l'abbiamo fatto ed è bello che nei gol ci sono due storie importanti, perché la prima è di Obinna, ne abbiamo parlato mille volte, ragazzo sbarcato, 8 con l'anno scorso, è a quota 10 quest'anno, però l'altra storia è pure di Principato che è stato fuori per motivi gravi ed è uscito pulito, perché è stato la sua condanna non c'è stata, è stato praticamente per non aver commesso il fatto, quindi ed è importante che noi l'abbiamo subito accolto, perché è stato sempre un giocatore che ha giocato con noi, e oggi il terzo gol è quello forse più importante, non perché per il risultato, non per la partita, ma per la sua vita, che forse da questo gol può iniziare nuovamente nel modo migliore. La ricompensa della dea bendata. Sì, sì, lui fremeva perché so che ci ha seguito sempre, quindi io ero sicuro che lui non avesse commesso nulla. Purtroppo sono incidenti che capitano nella vita quotidiana, e lui ora da questo gol deve iniziare, deve capire che la vita è ricominciata e ci deve dare una mano. Parliamo della partita, un primo tempo in cui la squadra sembrava inceppata. Sì, eravamo lunghi, questa è la correzione che ho fatto nel primo tempo, perché e quindi spesso eravamo costretti a ricorrere al lancio e loro dietro avevano giocatori ben piazzati, noi siamo piccolini, quindi ovviamente facevamo il loro gioco. Nel secondo tempo siamo stati molto più aggressivi, molto più corti, abbiamo girato più velocemente la palla e abbiamo creato molte occasioni da gol, abbiamo sbagliato anche un rigore, quindi bene così, ripartiamo da qui. Ora ci aspetta una difficile trasferta contro il San Michel e dobbiamo continuare sulla nostra strada, dobbiamo cercare di fare sempre più punti e salvarci prima possibile. Ci avviciniamo alla famosa quota, non per niente mister Cormaci aveva sempre predicato umiltà e cercando di incassare, di incamerare quanti punti più fosse possibile. Sì, perché ci sono anche gli avversari, a volte diamo il massimo e non basta, quindi se diamo il massimo e non basta dobbiamo cercare di dare ancora di più, questa è la verità, questa è la cosa che dico sempre a loro, non ci dobbiamo abbattere quando perdiamo, non ci dobbiamo... dobbiamo essere felici della vittoria, però dobbiamo sempre lavorare con umiltà. Appena noi non siamo umili, facciamo dei danni anche con squadre più scarse di noi. Tre punti super preziosi che valgono quanto un topazio del Brasile. Guarda, non so se è del Brasile o di dove, ma volevamo fortissimamente questa vittoria, anche i nostri tifosi hanno cercato di spronare la squadra con quello striscione, poi ci hanno inneggiato tutta la gara. È chiaro che il primo tempo è da rivedere, però nel secondo siamo usciti la squadra che abbiamo tirato fuori tutti gli attributi e dopo il primo gol ci siamo sbloccati veramente.
Siamo con il dirigente del Bianco, Reale Vincenzo. La domanda sulla partita di oggi, diciamo che il Borgo è entrata proprio decisa a vincerlo questo incontro. Avete tenuto testa anche bene nel primo tempo, ma poi nel secondo vi siete lasciati andare. Infatti, come diceva lei, è stata una partita a doppio, le due facce in pratica. Fino a quando c'è stato il mister in campo abbiamo retto bene, abbiamo giocato, la squadra sembrava abbastanza coordinata. Nel momento in cui, dopo l'infortunio, sono dei ragazzi che non hanno mai giocato, dei ragazzi alla prima esperienza, non ritorniamo sulle stesse cose, che è una squadra falcidiata dagli infortuni e dalle assenze che abbiamo avuto dall'inizio dell'anno. Ad oggi ne contiamo 14, 14 di cui tutti titolari. E stiamo inseguendo a cercare di fare una formazione che giochi due volte di consecutivi la stessa la partita, ma in pratica non riusciamo. Ogni domenica, sabato ne perdiamo un pezzo, quindi è un po' difficile. C'era delle speranze il primo tempo, come ha detto lei, poi il Borgo il secondo tempo ha saputo approfittare delle nostre debolezze e ci ha messo un po' alle corde e abbiamo pagato l'inesperienza e tutto il resto. Quindi risultato giusto e in bocca al lupo al Borgo e speriamo che ce la manda buona. Abbiamo visto che è entrato nel secondo tempo Taliano, che è il capocannoniere, mi pare, del Bianco. Come mai è stato lasciato in panchina? Se guardiamo dal punto di vista realizzativo pecchiamo abbastanza. È stato lasciato in panchina, penso che c'era un problema aveva subito un infortunio durante la settimana, ha recuperato in extremis, quindi il mister magari ha tenuto opportuno lasciarlo in panchina. Dal punto di vista realizzativo noi siamo una squadra che abbiamo realizzato poco, è forse una delle pecche più grosse, e poi in difesa ci mancano i centrali che hanno, chi per una cosa, chi per un'altra, abbiamo avuto in pratica siamo rimasti senza e abbiamo dovuto rattoppare il ruolo, e quando in quella posizione si pagano, poi il risultato si vede. Siete nella zona play-out, riuscirete ad uscire? Speriamo, con unghie e con denti cercheremo di mettercela tutta. E poi c'è da dire un'altra cosa, il Bianco è abituato sempre a degli ottimi campionati, uscirne fuori da quella zona bisogna avere degli attributi particolari, bisogna avere gente di esperienza che in campo la mettono tutta. Da questo punto di vista noi mi sembra che non siamo tanto attrezzati. Se i ragazzi si impegnano durante la settimana a cercare di trovare in loro se c'è quella verve che serve per in certe occasioni, può darsi che ne usciremo, altrimenti pazienza, abbiamo fatto tutto il possibile. Quando contro la sfortuna, qualche errore l'abbiamo fatto anche noi sicuramente, non voglio dire che la sfortuna è la causa di tutte le nostre disgrazie, però è così. L'importante è uscirne a testa alta ogni partita. Certo è difficile quando vedi certe cose, però è il calcio, l'importante è che sia stata una partita tranquilla, senza disordini, senza problemi sia da parte nostra che da parte dell'altra squadra, quindi un vero bocca al lupo e ci vediamo. Continuiamo a commentare con Angelo Cotroneo, che è, diciamo, l'uomo ragno del Bianco. Nel primo tempo si è visto solamente una squadra in campo, il Bianco, che ha costruito numerose palle gol, alcune salvate sulla linea di porta, però quando non chiudi queste partite il risultato finale più o meno si sa quale sia. Mette in dubbio, naturalmente, sì. Niente, il primo tempo è stato, diciamo, come avete detto voi, abbiamo giocato bene. Tutto sommato, come hai una palla sulla riga, non la riesci a mettere dentro, naturalmente, fuori casa, con una squadra naturalmente ben organizzata come il Borgo, è brutto. Però tutto sommato dispiace perché questa squadra del Bianco era partita con altri obiettivi, e strada facendo abbiamo perso, si può dire, 12-13 giocatori che fondamentali per il Bianco. Niente, dobbiamo pedalare e vedere cosa dobbiamo fare per tirarsi su da questa brutta. Il Bianco è rimasto in partita per più di un'ora, poi un errore difensivo ha provocato il patatrac. Sì, effettivamente l'assenza del mister e dell'infortunio un pochettino ci ha sbandati.
Eh sì, è da 5-6 partite che effettivamente giochiamo, pure domenica scorsa contro il Propeller, giochiamo, al 90esimo errore, piccolo errore, quando il portiere, quando da uno, quando un altro, e perdiamo queste partite che erano benissimo, si potevano tirare sul pareggio. Niente da fare, come per non essere ripetitivo dobbiamo metterci sotto e vedere cosa dobbiamo fare di tirarsi su da questa brutta situazione. Una squadra che gioca fuori casa con carattere e personalità certamente ha i numeri per risalire la corrente. Ma diciamo di sì, speriamo di sì, perché ci siamo messi in brutte acque davvero, però piano piano speriamo che riusciamo a risalire. Prossimo turno? Prossimo turno, era meglio che non parlavamo, contro la Ravagnese in casa, un'altra squadra, un squadrone diciamo che effettivamente la classifica parla, niente, noi giochiamo, vediamo quello che si può fare. Ma i testa coda possono riservare sorprese? Come no, ci sono in Serie A, figuriamoci in queste categorie. Speriamo che ci mettiamo su già da domenica facendo una grande prestazione, almeno come il primo tempo qua che abbiamo fatto a Melito, e poi il campo deciderà tutto quello che si fa. Napoli non esulta e non si deprime, ma erano importanti i 3 punti. Intanto eravamo diffidati dalla tifoseria, che se non avremmo fatto i 3 punti non avrebbero fatto più rullare il tamburo, no, a parte l'ironia. La vittoria oggi era d'obbligo per ripartire dopo quel filo di risultati negativi che purtroppo abbiamo incontrato le prime della classe, quindi non essendo purtroppo in condizioni ottimali, quando mancava uno, quando mancava l'altro, quando per sfortuna abbiamo perso 4 partite di seguito, oggi abbiamo vinto meritatamente. Metti uno Binna nel motore. No, la partita non si vince un giocatore, la partita l'hanno vinta da tutti e 18 giocatori, sia in campo che quelli in panchina. Non è perché adesso Martino ha sbagliato il rigore non ha contribuito alla vittoria, questo non c'entra niente. Anzi, tutti i giocatori, i suoi compagni volevano fargli segnare un gol per farlo, chiamiamolo, sbloccare. Nel senso. Almeno il Borgo del secondo tempo. Ma il primo tempo eravamo molto tesi, infatti prima dell'inizio della partita l'avevo detto... Tesi o distesi sul divano? No, erano tesi sul campo, ci avevano bisogno di rilassarsi un po', il gol non veniva e quindi poi nel secondo tempo siamo usciti alla grande, credo la vittoria sia meritata, ma più che la vittoria di oggi dobbiamo sperare di fare subito questi 37 punti e poi vediamo, dai, cosa possiamo regalare a me. Non sono troppi. No, non sono troppi, perché se oggi il bianco ha 17 punti, se dovrebbe riconfermare gli stessi punti dell'andata sono 34. Almeno 37 dovrebbero essere tranquillità. Ma siccome i ragazzi vogliono regalare qualcosa di particolare a merito, dopo questo obiettivo vediamo cosa può uscire fuori. Sgroi e Martino, non lo litigate, dai, il microfono ve lo cedo ben volentieri. Eh sì, oggi abbiamo vinto una partita che veramente per noi era importante. Il primo tempo abbiamo giocato un po' chiusi, impauriti, non avevamo sbocchi. Una squadra senza anima. Sì, sì, zero, proprio una partita, non eravamo noi il primo tempo. Ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio, abbiamo detto dobbiamo vincerla e abbiamo tirato fuori quello che veramente era. Io voglio solo dire una cosa, poi passo al bomber qua. Il microfono. Io voglio ringraziare veramente tanto i tifosi nostri, sono davvero una cosa eccezionale. Dal primo al 90esimo ci hanno cantato e sostenuto. Vengono fuori casa, vengono in casa, vengono dappertutto. Io la mia dedica a questa vittoria in primis è per loro, perché ci tengono ed è giusto che io da capitano e da leader gli posso dire un grazie da tutta la squadra. Allora, buonasera a tutti. Allora, iniziamo da un primo tempo sottotono, molto ma molto sottotono. Poi entrati al secondo tempo cambiamo partita proprio, mettiamo personalità, profondità. Noi attaccanti siamo quasi vicino alla porta, anche i centrocampisti hanno dato un buon sostegno a noi. Siamo andati avanti con Obinna, bravissimo, gli devo fare solamente i complimenti, che è un ragazzo davvero speciale. E Demetrio, Pasquale ha fatto il 3-0, che è un ragazzo eccezionale, è ritornato con noi. Un'altra cosa, i tifosi sono spettacolari,
non c'è da dire, un pubblico da grandi emozioni. Io ho giocato in categoria superiore, non ho visto questa emozione stare in campo, vedere questi tifosi che ci acclamavano. Poi c'è stato il mio rigore, purtroppo il portiere sapeva dove tiravo, infatti si è buttato sul lato dove io stavo per tirare, poi ho visto che ha fatto quel passo, ho aperto troppo il passo, si può sbagliare il rigore e si va avanti. Ringrazio tutti e buona serata. Forza Borgo. Forza Borgo. Forza Borgo. Hai fatto comunque una bella partita, al di là del rigore che hai sbagliato tirandolo sul palo. Sì, una partita di sacrificio più che altro. Giocare spalle alla porta non è facile, perché proteggere la palla, far salire la squadra è un ruolo importante per l'attaccante. Infatti l'ho svolto molto bene, come mi ha detto il mister al secondo tempo, e quindi abbiamo avuto un passo in più con questo piccolo sacrificio in più che ho fatto. I tifosi e la società puntano su tutti, ma anche su Martino. Puntano anche su Martino, sì. Il mister mi ha ben accettato nel gruppo, mi chiamava quest'estate, ritorna a giocare, ritorna. E gli dicevo, mister, guarda, un problemino in famiglia, che mio padre sta male. Mi ha detto, ma vieni, prova, ho tanta soddisfazione se vieni. E infatti ho preso di nuovo il ritmo calcistico di un tempo quando giocavo in eccellenza e mi sto divertendo molto, grazie a tutti loro. 3 punti che avvicinano alla quota salvezza. Assolutamente sì, la salvezza è la prima cosa, non dobbiamo metterci in testa cose che noi abbiamo sbagliato le prime, quando abbiamo fatto 5 vittorie consecutive, questo pensavamo sempre oltre ed è sbagliatissimo, perché noi siamo una squadra che ci dobbiamo salvare. Prima ci salviamo e poi tenteremo a fare qualcosa in più, è tutto guadagnato. Ora andremo a Palmi e andremo a prenderci questi 3 punti.